Il fatto di Marcotti sulle fonti TV, appuntamento settimanale nel nostro palinsesto con Giancarlo Marcotti. Buongiorno Giancarlo, ben trovato. Buongiorno a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, prima di andare a vedere quali sono le questioni che abbiamo evidenziato, la prima è quella che vediamo già in sovrimpressione, cioè parleremo molto di inflazione a partire da quella italiana e adesso ci arriviamo non solo di quella italiana. Ti chiedo com'è stata questa settimana post elezioni, ti sei un po' ripreso o stai ancora macinando commenti, riflessioni, insomma immagino che non ci si fermi mai. Esatto, hai ragione, cioè, sono successe delle cose in queste elezioni e si cerca di capire quali possono essere gli sviluppi, insomma. Esatto, e allora andiamo a vedere quali sono gli argomenti che tratteremo poi con varie eventuali, perché si aprono sempre tantissime parentesi nonostante poi si cerchi di circoscrivere gli argomenti. Allora, il primo è questo, poi l'inflazione corre ma gli stipendi restano fermi in Italia, vabbè, insomma siete stupiti, io no personalmente, ma ne parleremo. E poi ancora una triste previsione che arriva da un approfondimento della NADEF, la nota di aggiornamento al DEF, la ripresa solo nel 2024 forse, quindi non siamo neanche sicuri che nel 2024 riprenderemo un po' con la vita economica di prima, soprattutto a proposito del nostro potere d'acquisto che si è abbattuto proprio per il tema dell'inflazione. E poi verso il nuovo governo, questa ovviamente la questione che analizzeremo ancora oggi dopo il voto che ha visto insomma vincere il centrodestra e Giorgia Meloni, i dossier cruciali, perché adesso si comincia a fare sul serio, non che prima non si facesse sul serio, ma adesso ancora di più. Allora Giancarlo, partiamo però dall'inflazione in Italia. Abbiamo visto insomma un'inflazione che è aumentata, siamo praticamente al 9% e il carrello della spesa non è stato mai così pesante in termini di beni cari, di aumento dei prezzi da 40 anni, dal 1983. Beh, insomma, è preoccupante la situazione, a te? Assolutamente sì, decisamente preoccupante. D'altronde noi pensavamo che la BCE ci servisse come scudo, come antinflazione, tra le varie cose dell'entrata nell'euro e nell'Unione Europea. Si puntava molto sul fatto che l'Europa in generale era un'economia stabile e quindi non avremmo avuto tutti quei periodi di inflazione che avevamo avuto con la lira, dimenticandoci che quando abbiamo avuto inflazione con la lira, nella realtà ce l'ha avuta tutto il mondo, non è che ce l'abbiamo avuta solo noi. Certo, noi magari in maniera ancora più pesante, però insomma era una cosa che riguardava tutto il mondo, così come è adesso. Cioè il problema è che quando il mondo è in queste situazioni è difficile riuscire a sfuggire appunto all'aumento dei prezzi che invece stiamo vedendo. Fortunatamente, attenzione, cioè lo so che sembra un paradosso, ma l'inflazione italiana è più bassa rispetto a quella europea. Certo. Quindi, cioè, non è che dobbiamo essere felici, però perlomeno non siamo fra i paesi peggiori, mentre negli anni 70 e 80 eravamo il paese che aveva il tasso di inflazione più elevato. Oggi invece siamo probabilmente tra i paesi che hanno un'inflazione più ecco, ridotta. Una domanda più tecnica, proprio da economista mi verrebbe da dire, Giancarlo, ma appunto se come è nelle previsioni, poi vedremo appunto cosa faranno le azioni, quali effetti porteranno le banche centrali, ma insomma se in Europa l'inflazione dovesse continuare a aumentare, ma è direttamente proporzionale, cioè anche i paesi che ne fanno parte vedranno aumentare, o dipende invece più dall'organizzazione interna, cioè dalle azioni che i vari governi centrali faranno? Beh, i paesi sono molto collegati tra di loro, quindi senz'altro non possiamo non a subire
Così i contraccolpi, per esempio, di un'economia tedesca che può andare in crisi oppure che ha un'inflazione superiore alla nostra. Certo. Senz'altro è così. Il fatto che noi abbiamo un'inflazione più bassa in questo momento rispetto all'Europa potrebbe non essere proprio cioè, da un lato è una notizia positiva, dall'altro lato è probabile che questo dipenda dal fatto che la nostra economia era già in rallentamento rispetto ad altre, e quindi cioè, è chiaro che un'economia in rallentamento frena anche l'aumento dei prezzi. Io ho visto, vabbè, era il primo dato, adesso vedremo se sarà confermato, ma insomma sappiamo che se non viene confermato, non viene confermato per decimi di punti. Ma l'Olanda, cioè i Paesi Bassi, hanno comunicato un dato al 17,1%. Esatto, la stima è 17,1, sì. Cioè è un dato veramente allarmante. È un Cioè noi livello dobbiamo. record dal 1945 per l'Olanda. Insomma, sai perfettamente, È Emanuela, cosa certo, c'era nel certo. 1945, Guerra quindi. mondiale, quindi insomma una situazione che ci riporta a tempi che insomma erano completamente diversi, cioè voglio dire non si potrebbero neanche mettere a confronto con la situazione odierna. Esatto, c'erano bombardamenti, c'erano morti, c'erano. Cioè, quindi questa inflazione che era cominciata ancora prima del conflitto ucraino, ma che ovviamente poi si è acuita con la questione dell'energia, è chiaro che è difficile da battere, nel senso che da un lato noi vorremmo frenare questa inflazione. Attenzione che io ho fatto adesso, non per fare una pubblicità a un mio video, ma insomma, fatto un video che ho intitolato appunto Inflazione o recessione, cioè dobbiamo Cosa? Hai scegliere tra due cose, dato anche insomma. una risposta? Sì, per la verità l'ho data, anche se chiaramente non è una domanda alla quale si può rispondere in maniera secca. Io ho detto che in questo momento forse dovremmo accettare un po' questa inflazione perché una recessione in questo momento per noi sarebbe veramente drammatica. E so che arriverà comunque, però se dovesse essere veramente una recessione dura, cioè. No, beh, infatti allora, non ci pensiamo nel senso che poi valutiamo l'ipotesi e capiamo, insomma, attraverso l'informazione cosa potrebbe succedere, però, insomma, ancora cerchiamo di scansare il problema, mettiamola così. Restando sempre sul tema dell'inflazione, ah, peraltro, scusami, dopo torniamo sull'inflazione italiana e le conseguenze, insomma, sul nostro paese. Proprio in queste ore è uscita anche la notizia di un'inflazione turca che è arrivata all'83 euro e passa per cento. Insomma, lì sono livelli che non possiamo neanche proprio immaginare. Cioè, noi siamo preoccupati della nostra inflazione, per carità, abbiamo delle situazioni diverse da paese a paese, sicuramente, però siamo preoccupati del nostro 9%, figuriamoci pensare a un'inflazione all'83%. Eh sì, lì la situazione è veramente fuori controllo. Poi sappiamo che non è che la Turchia sia un esempio da No, seguire, appunto, quindi. appunto, appunto. Va bene. Dicevo, restiamo sull'inflazione italiana. Secondo titolo, l'inflazione corre, gli stipendi restano fermi. Anche qui, insomma, io non mi sono stupita nel leggere questa notizia. Lo sappiamo molto bene che aumenta tutto, tranne che quello che troviamo nella nostra busta paga. Senza contare poi, perché queste sono anche statistiche che vengono fatte soprattutto sui lavoratori dipendenti, appunto sulle buste paga, senza contare tutti quei lavoratori autonomi che chiaramente hanno meno commesse gli imprenditori. Insomma, la situazione continua a rimanere, diciamo che gli stipendi continuano a rimanere al palo e già lo eravamo come stipendi, no? Al palo, Giancarlo. Allora, sì, sappiamo che gli stipendi in Italia sono mediamente decisamente più bassi rispetto agli altri paesi europei, perlomeno, insomma, i paesi con i quali possiamo confrontarci, cioè Germania, Francia,
Inghilterra, in Gran Bretagna, insomma. Però questo diciamo che non è una novità. Quello che dobbiamo fare attenzione, purtroppo sarà un altro problema, è anziché aumentare gli stipendi, che sarà una cosa veramente, direi, impossibile, cioè non alimentiamo delle cose che potrebbero poi risultare false, insomma. Dobbiamo essere ottimisti, ma restando con i piedi per terra, insomma. Un aumento degli stipendi in Italia in questo periodo non è neanche ipotizzabile, anzi, solo il mantenere gli stipendi a questo livello sarebbe già un successo. Per il momento non c'è ancora un allarme disoccupazione, ma chiaramente le bollette incideranno enormemente e quindi ci saranno delle chiusure, quindi ci sarà anche un allarme da quel punto di vista lì. Beh, lo so che non sto dando buone notizie, No, Emanuela, ma ma guarda, ti dirò, poi oltretutto abbiamo detto l'inflazione corre, gli stipendi restano fermi, in realtà scendono gli stipendi perché se abbiamo prezzi più alti, non solo se restano fermi, ma è come se scendessero, no? è quello che purtroppo stavo dicendo, nel senso che, cioè, io vorrei portare un po' di ottimismo, perché anche sì, come persona sembra così di essere una persona che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, ma quando il bicchiere è pieno per un quarto, non si può dire che è mezzo pieno, è pieno per un quarto, insomma. Quindi purtroppo la situazione alla quale stiamo andando incontro è una situazione seria. Io avevo detto, ma non è che non voglio incensarmi, ma avevo detto che i comportamenti delle banche centrali abbiamo avuto già dal 2007, ma in particolare con l'era Covid, li avremmo pagati e niente, adesso sta arrivando il conto. Mi spiace, ma è questa. No, 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 poi il conto lo sappiamo molto bene, l'abbiamo detto tante volte, cioè figuriamoci, lo abbiamo già pagato fino adesso un po' il conto che è stato salato, figuriamoci tra un po'. Ecco, altro titolo, la triste previsione, quello che dicevamo poco fa, che è quanto viene sottolineato in un approfondimento della nota di aggiornamento al DEF. La ripresa in termini di potere d'acquisto, perché poi si tratta di questo, no? Il fatto che l'inflazione continua a aumentare, quindi noi possiamo spendere meno perché non possiamo di fatto. Ci sarà solo forse nel 2024, è una previsione alquanto negativa. Però, qua io ho apprezzato La appunto, sincerità? esatto, ho apprezzato perché il 2023 sarà senz'altro un brutto anno, cioè non possiamo pensare che il 2023 sia un anno di ripresa, dobbiamo solo guardare il 2024. In questo momento dobbiamo solamente cercare di parare i colpi, insomma, di avere i minori contraccolpi possibili, ma non di più, perché, ripeto, adesso alcune bollette le abbiamo già viste nei negozi, vedremo quelle di quest'inverno, saranno ancora peggiori, quindi non possiamo pensare che il 2023 possa essere un anno di ripresa. Quindi io apprezzo la sincerità in questo momento del governo, che ha spostato al 2024, e il 2024 sarebbe già una Sì. buona cosa, insomma, se nel 2024, perché non vorrei che anche il 2024 fosse un anno particolarmente complicato. Sì, esatto, anche perché bisognerà vedere poi effettivamente tutte le cose che succederanno da qui in avanti, a partire, ed ecco qui l'altro titolo, così ci buttiamo su un aggiornamento delle notizie, delle considerazioni sul nuovo governo, a partire da quello che farà il nuovo governo, perché di fatto avremo un nuovo governo. Allora, i dossier più importanti e in generale, appunto, che cosa ti aspetti? Giorgia Meloni ha, insomma, anche in accordo con l'attuale ministro Cingolani ha detto che il dossier dell'energia è quello più urgente, conta di aver diciamo, tutti gli elementi disponibili entro il 20 ottobre da portare al Consiglio europeo, sarebbe
cosa buona e giusta, più che altro per avviare la discussione intorno a quello che occorre fare immediatamente. Insomma, è fattibile secondo te e in generale, Giancarlo, cosa bisogna fare subito, immediatamente? Per cosa non possiamo più tergiversare? Su cosa non possiamo più tergiversare? Ma è difficile in Italia perché se non si risolve la situazione internazionale, noi tirarci fuori da questa situazione è difficile. Io penso e spero, sono anche da questo punto abbastanza fiducioso, che si possa non mettere da parte, ma insomma un po', diciamo, pesare un po' di meno la situazione Covid. Perché se noi mettiamo delle ulteriori restrizioni non facciamo altro che peggiorare la situazione economica. Quindi magari lasciamoci alle spalle questo brutto periodo, perlomeno per appunto non andare a complicare ulteriormente la situazione. Poi dobbiamo sperare che la situazione internazionale cambi, cioè obiettivamente noi dobbiamo assolutamente sperare che il conflitto in Ucraina cessi, finisca, cioè si arrivi ad un compromesso, perché da quel momento lì io penso che tutti noi avremo un'iniezione di fiducia e da lì, insomma, si potrebbe cominciare a ripensare, a ripartire. Ma se non cambia questa situazione, questa cappa pesantissima, io continuo a dire anche ai miei ascoltatori che normalmente non guardano le borse. Guardate la borsa perché è un barometro, non è un termometro, cioè ti dice quello che succederà in futuro, non quello che è già successo. E se noi vediamo la borsa in questi giorni, siamo scesi sotto ai minimi di giugno, che fino a poco tempo fa pensavamo che fossero dei minimi assoluti e che potesse riprendere la nostra borsa. Invece siamo scesi sotto in Italia, ma anche in Europa. Vedo la Germania, una discesa libera del DAX, Sì, che poi vedo. detto in termini proprio terra terra, quando i mercati cominciano a scendere in modo evidente, vuol dire che manca la fiducia, no? Nell'investire, ovviamente in un paese piuttosto che un altro. In questo caso la situazione è generalizzata, quindi non riguarda solo il nostro paese con il FTSE MIB che effettivamente è sceso in modo pericolosissimo a 20.000 punti, ma anche gli altri indici, anche Wall Street, insomma l'America, e da lì poi, cioè, è il faro, no? Quindi immaginiamoci a cascata cosa può succedere sugli altri mercati, insomma, ha riportato dei risultati che non si vedevano da 20 anni, quindi questo fa capire, questa è la fotografia che abbiamo. Come dicevi tu prima, Giancarlo, non è questione di essere pessimisti, è una fotografia che noi stiamo dando. Esatto, hai detto proprio bene. Questo, ripeto, poi prima o poi le cose miglioreranno, cioè adesso, volendo essere ottimisti, sappiamo che naturalmente abbiamo superato tutte le crisi e supereremo anche questa. Ecco, io al governo, a Giorgia Meloni, direi di non andare ad aggravare delle cose che potremmo, insomma, già, che sono già gravi di loro, insomma. Ad Quindi, esempio, sì. sì, ad esempio, cercare di dare un po' di fiducia all'Italia, di togliere un po' di restrizioni, di far così, di andare incontro ai nostri interessi, diciamo, cioè farsi sentire in Europa, insomma, non essere sempre l'ultima ruota del carro, È un ecco. po', la mission di Giorgia Meloni, cioè Fratelli d'Italia insiste molto su questo aspetto, sul far sentire l'Italia e noi italiani centrali, no? In quelle che sono le decisioni, e quindi di conseguenza importanti. Cioè, lei ha detto più volte, faremo sentire gli italiani fieri ancora, no? Dopo, insomma, però poi sappiamo molto bene che bisogna scontrarsi probabilmente contro alcune dinamiche che a livello istituzionale europeo ci sono, cioè bisogna farsi sentire, Giancarlo, insomma, è inutile girarci intorno.
Certo, allora noi abbiamo visto adesso, ecco, tanto per essere chiari, che la Germania non è che abbia guardato tanto in faccia agli interessi europei, ha guardato agli interessi propri, insomma, della Germania. Adesso vediamo come va a finire quella questione dei 200 miliardi, però certamente quelli sono aiuti di Stato, quindi non insomma. Abbiamo visto che altri stati, quando hanno avuto delle necessità, se le sono prese. Ecco. Direi alla Giorgia Meloni di fare altrettanto. Quando abbiamo delle possibilità per noi, per l'Italia, di prendersele, insomma, di non stare come al solito lì, cioè di non, capisco che la BCE non è più la BCE di 6 mesi fa, di un anno fa, però insomma, ecco, questo chiedo al nuovo governo, insomma, di far capire che anche in Italia gli italiani si sono così espressi in una maniera chiara, cioè hanno bocciato. Diciamo, i partiti che erano al governo hanno premiato un partito che era all'opposizione, quindi le cose dovrebbero cambiare, ecco. Ok, ecco, poi anche lì sai, lo sai benissimo. Deve esserci equilibrio tra quanto effettivamente un paese conta, no, in Europa e quanto può chiedere e pretendere. Insomma, anche qui bisognerà far chiedere, sicuramente sì, sono d'accordo con te, nello stesso tempo proprio far capire quanto conta l'Italia per l'Europa, perché a volte noi tendiamo un po' a stare, come dire, in disparte, no? Hai presente all'ultimo banco nascosti senza farci vedere. Dal professore, ecco, questo non va fatto, bisogna trovare il giusto equilibrio. È bella quell'immagine che hai preso così. Tutti noi che siamo stati a scuola, insomma, sappiamo quelli degli ultimi banchi che si nascondevano. Certo, tutti ci siamo un po' defilati in alcune occasioni, no? Quando magari non eravamo propriamente invogliati a seguire le lezioni, ecco, però non deve essere così. No, esatto, no, ma attenzione, siamo la terza forza nell'Unione Europea, insomma, dopo Germania e Francia, e nettamente, voglio dire, almeno quel terzo posto lì non ce lo contende nessuno. Quindi non siamo proprio, siamo contributori netti, siamo un paese che con tutte le sue difficoltà comunque ha sempre pagato i suoi debiti. Certo, qualche volta siamo stati degli sciuponi, forse più di qualche volta siamo stati degli sciuponi, e questo lo dobbiamo ammettere, e quindi ammettiamo anche i nostri difetti, non solo i nostri pregi. Tuttavia, ecco, la situazione in questo momento è seria. Sì, sono d'accordo. E allora, grazie a Giancarlo Marcotti, grazie per essere stato con noi. Ti seguiamo sui tuoi video, ovviamente, dove affronterai tutte queste tematiche. Presto sulle fonti TV e come sempre tutte le puntate del Fatto di Marcotti sono poi recuperabili sul nostro sito, lefonti.tv e sulla nostra pagina YouTube, dove aspettiamo comunque anche a posteriori i vostri commenti, anche perché sono utili per le puntate successive. Grazie mille, Giancarlo. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E allora noi chiudiamo questa parte di live per la giornata di oggi. Io vi ringrazio per averci seguiti, numerosi. Restate sulle fonti TV con il proseguo del nostro palinsesto. Siamo sui social. Se avete voglia di scriverci e di commentare, come detto anche a posteriori, leggeremo tutto. Buona giornata a voi.